bisogna riconoscere che Jenny Ponzo con questa iniziativa ha messo il dito su un punto importantissimo del lavoro di Dante, infatti, o soprattutto del poema. Se pensiamo bene, come avrò modo di dire poi più tardi nella mia relazione, il poema di Dante è tutta una questione di santità. C'è chi l'ha persa per sempre, c'è chi la sta guadagnando, c'è chi l'ha ottenuta, ma insomma si misura sempre con questo problema. Quindi ben venga, soprattutto ben venga per noi letterati, vedere anche una prospettiva diversa disciplinarmente, quindi dalla semiotica. Il mio compito stamattina è quello di presentare dei relatori di assoluto rilievo. È vero che non ho preparato un discorso su di loro, ma conoscendoli, penso che mi risulti più facile dire ciò di cui non si sono occupati piuttosto che ciò di cui si sono occupati, perché effettivamente, spaziano tutti su molti campi e hanno molte ricche pubblicazioni. Per primo, do la parola stamattina a Donato Pirovano. Chi non conosce Donato Pirovano, se si è occupato un pochettino di Dante oppure della letteratura italiana. Donato Pirovano è oggi direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Torino, ha al suo attivo tante pubblicazioni, da edizioni critiche di novellieri alle pubblicazioni a edizioni del Dolce Stil, relative ai poeti del Dolce Stil Novo, a studi sul Dolce Stil Novo, su Dante, sulla poesia del 200-300, e veramente si è occupato nell'organizzazione di tante iniziative. A Torino ha portato una ventata dantesca, oserei dire, dal suo arrivo, perché anche le cronoscalate sono state eventi estremamente significativi che hanno coinvolto un pubblico largo. La parola a Donato Pirovano con la relazione Immagine dell'Empire Dantesco, la rosa e il cerchio. Allora, grazie, buongiorno a tutti e a tutte. Innanzitutto grazie a Jenny Ponzo, a tutti i suoi collaboratori e collaboratrici per questo evento. Grazie per l'invito e grazie anche a Erminia Ardissino per questa presentazione. Dunque, provo a condividere il file dove ho dei testi che vorrei sottoporre alla vostra attenzione. Si vede? Ok, allora adesso lo metto in modalità presentazione. Ok, si vede come presentazione, sì? Perfetto, grazie. Allora, questioni di santità. Prospettive semiotiche su Dante. Io vorrei parlare del luogo della santità e quindi dell'empireo dantesco e proporrei due immagini, l'immagine della rosa e del cerchio con risvolti semantici. Siamo nell'empireo, il cielo di Dio. Il cielo che è, come vedete in questa bellissima terzina, è il cielo di pura luce e amore, amore del vero bene, pieno di una letizia che trascende ogni dolcezza. Per Dante questo cielo è al di fuori delle coordinate spazio-temporali del mondo fisico. Beatrice definisce il cielo di Dio con, l'avete visto in questa terzina, suprema eleganza retorica. In una struttura verbale, sintattica, ritmica e semantica, che si costituisce essa stessa a immagine di un triplice sistema di cerchi immateriali, ripiegati e inanellati tra loro quasi a spirale.
È una tecnica che i trovatori usavano, è quella delle coblas cap finidas ed è ottenuta con le parole rima. Vedete? Luce intellettuale piena d'amore. La parola amore viene ripresa all'inizio del verso 2 della terzina. La parola rima letizia viene ripresa all'inizio del verso 3 della letizia di questa terzina. Ora, la Milizia Santa dei Beati si presenta a Dante in forma di candida rosa, il più bello e il più nobile dei fiori. La delicatezza di un fiore si sostituisce qui alla immagine certamente più grave, ma di solito anche più diffusa perché ha un precedente biblico, delle pietre della città di Dio. Dunque non una città, non pietre, ma una rosa. Per questa rosa volano incessanti gli angeli, che qui appaiono proprio come i beati in forma visibile. Non sono più astratti cerchi geometrici, come nella rivelazione precedente di Paradiso 28, quando attorno al punto c'erano tutte le schiere angeliche. Ma qui, le vedete, sono creature alate, pur raffigurate nel modo più smaterializzato possibile. Hanno i volti di fuoco, hanno le ali d'oro e l'altro tutto bianco. Ora Dante, però, nel costruire la sua rosa, quindi il luogo dell'empireo dove stanno i beati, ma anche dove volano gli angeli, luogo che anche non luogo abbiamo detto, perché non ci sono coordinate spazio-temporali, usa un criterio geometrico. Parla infatti di scalinate da una prospettiva orizzontale e verticale e in un punto anche di anfiteatro. Ora, sono elementi molto particolari perché questo fiore, questa rosa, è davvero strano da interpretare. Poi Dante parla di una rosa immensa, una rosa che è certamente destinata a ingentilire, abbiamo detto, la rigidezza geometrica della costruzione. Però è una rosa strana, perché quali rose hanno un ampio tondo nel mezzo? Se pensate alle rose, sono diverse. Le varie file dei loro petali, quando sono aperte, sono disposte così che il giro più piccolo è il più alto e il più grande invece è il più basso. Se vogliamo usare le immagini delle gradinate dell'anfiteatro, sembra dunque che guardino verso il di fuori e non verso il di dentro del fiore. Cioè, ben diversa invece sarebbe una margherita, no? Che ha un ampio tondo nel mezzo e i petali attorno. Poi, come sapete, Dante in questa rosa dispone anche delle figure ben precise: Maria, Pietro, Giovanni Evangelista, Adamo, Mosè, vede Beatrice, vede anche una corona che aspetta l'imperatore Arrigo VII che non è ancora morto. In questa immagine c'è una presenza copiosa di un numero, che è il numero 8.
Nella numerologia medievale, l'otto è il numero della resurrezione, essendo la somma del numero 7, che è il tempo, più uno, che è Dio Padre. Anche oggi parliamo dell'ottava di Pasqua. A cosa sta pensando Dante? Beh, questa non è una proposta mia, ma la sottopongo alla vostra attenzione. Forse a questa cosa qua, al rosone. Il rosone delle chiese medievali, questo è quello di Assisi, che Dante poteva sicuramente aver visto, ma come sapete, rosoni ce ne sono tanti, che in alcuni casi nel Medioevo era chiamato anche rosa, potrebbe aver ispirato l'immagine dantesca. Perché, come vedete, coniuga nel segno della luce, perché poi il rosone è fortemente elemento luminoso nell'architettura medievale, coniuga il criterio della geometria, che comunque Dante usa, con anche la sinuosità, la morbidezza delle linee. Concludo questa parte con parole di Vittorio Sermonti. La rosa non cessa di essere integralmente rosa, non si consuma nel suo significato. Forma primaria, irriducibile e seduttiva della bellezza creata, non allegorizza, non simbolizza. Non significa che l'arcana coincidenza dell'universo con l'universo. Non manifesta che l'ordine invisibile e gratuito del creato. L'ordine che qui, al sommo del paradiso, nitido e felice nel riso della sua regina, si vede appunto in forma di rosa. Passo adesso alla seconda parte della mia relazione, che è dedicata al cerchio. Allora, nell'ultimo canto del Paradiso, il divino si manifesta a Dante con tre rivelazioni. La prima è il volume. Leggo i versi che vedete. Nel suo profondo vidi che si interna, legato con amore in un volume, ciò che per l'universo si squaderna. Sustanze e accidenti e lor costume, quasi conflati insieme per tal modo, che ciò che dico è un semplice lume. La forma universal di questo nodo, credo, chi vidi, perché più di largo dicendo questo, mi sento chi godo. Allora, ficcando il viso nella luce, Dante vede che nella profondità divina si raccoglie in un volume, rilegato con vincolo d'amore, ciò che invece sotto i nostri occhi si dispiega a pagine sciolte. Dante coglie qui il senso ultimo dell'esistere. È la riconciliazione in Dio della creazione, quella individuale del poeta come quella dell'umanità intera. È l'assunzione nell'amore di Dio di tutta la realtà. Perché questo? Allora, Dante usa la parola volume e lo vedete anche parola rima, quindi è parola importante. Però questa parola non è usata in senso etimologico, cioè non è il rotolo, quindi non è il libro, diciamo, antico, il rotolo papiraceo o anche membranaceo. Esistevano, come sapete, già rotoli in pergamena nell'antichità, ma è il libro per fascicoli, cioè è il libro nella forma più tipica dell'editoria medievale, perché si parla appunto di squaderna, quindi sono
i fascicoli, i singoli fascicoli che poi vanno rilegati insieme. Il volume papiraceo, in senso etimologico, ma anche pergamenaceo, abbiamo detto, una volta fabbricato, è già tenuto insieme dalla sua struttura materiale. Al limite si usa un asse in avorio, in legno, per due assi, di solito per aprire il volume. Qui invece il libro è sfascicolato, come un quaderno senza copertina. E che cos'è la rilegatura? È l'amore di Dio. Significa, l'immagine, che il mondo è tutto legato insieme dall'amore di Dio. E io credo che il senso sia bellissimo, perché proprio sulla sua scrivania, mentre scriveva queste parole, c'era un libro sfascicolato, che è la sua Divina Commedia, che stava arrivando in fondo. E guardate quanto pesa nell'ultima terzina il mi sento chi godo, quella forma intensiva pronominale che è una traccia residua della visione. Dante crede in quella visione perché può raccontarla e prova piacere nel raccontarla. Seconda rivelazione. I cerchi. Leggiamo, nella profonda e chiara sussistenza dell'alto lume parvermi tre giri di tre colori ed una contenenza. E l'un dall'altro, come iri da iri, parea reflesso e il terzo parea fuoco, che quingi e quindi ugualmente si spiri. Allora, sempre in questa luce, nella profonda e limpida essenza della luce divina, Dante vede ora tre cerchi di tre colori diversi e della medesima dimensione. Il suo è dunque uno sguardo che trascende le possibilità della fisica terrena, in particolare dell'ottica, e un cerchio sembra riflesso dall'altro come un arcobaleno si riflette da un altro arcobaleno, mentre il terzo cerchio pareva fuoco che emanava con la stessa intensità degli altri due. Allora, questa immagine esprime efficacemente la compresenza dell'unità e della trinità. Tre cerchi che ora si distinguono per i loro tre colori diversi, nonostante siano al tempo stesso indistinguibili, perché essendo di identico diametro occupano la stessa porzione di spazio, anche se, ripeto, noi non possiamo ragionare in termini di spazio dentro l'empirio, dove non ci sono le coordinate spazio-temporali. E per illustrare questa immagine, i commentatori hanno provato a rendere così. Hanno pensato, per esempio, ai cerchi trinitari della visione di Gioacchino da Fiore. Questa è un'immagine che si trova in un manoscritto duecentesco del Liber Figurarum ed ora è conservato al Seminario Vescovile di Reggio Emilia. Questi sono un po', permettetemi l'immagine, un po' fuori luogo, sembrano quasi dei cerchi olimpici, no? Visti così, sembra una mezza bandiera olimpica. E sicuramente non è questo a cui sta pensando Dante. Siamo fuori strada per cogliere l'immagine, perché Dante li vede sovrapposti. Ma questo, anche se è difficile da rappresentare, da disegnare, è la grandezza della poesia di Dante. Perché? Perché la poesia riesce a dire ciò che il disegno non esprime. La poesia qui ha una forza, un'intensità di valore metafisico. Nonostante tutte le dichiarazioni di ineffabilità e di insufficienza che Dante dissemina, la poesia riesce invece a esprimere ciò che il disegno, la visione non riescono a rappresentare. A questo punto Dante si abbandona con questa altra bellissima terzina. O luce eterna che sola in te stai. Sola puoi comprendere te stessa e nell'atto di comprenderti ti ami e ti sorridi. Ora, un mistico,
platonico, un neoplatonico si sarebbero fermati qui, felici di naufragare, come direbbe Leopardi, nel mistero di questo mare. Dante no. A Dante questa seconda rivelazione non basta. E prosegue perché Dante è un poeta cristiano, io direi il più grande poeta cristiano, ed è il poeta della realtà terrena conservata nell'aldilà e nell'eternità, come ci ha insegnato magistralmente Eric Auerbach. E prosegue così. Quella circolazione che si concetta pareva in te come lume reflesso, dagli occhi miei alquanto circospetta, dentro da sé del suo colore stesso mi parve pinta della nostra effigie, perché il mio viso in lei tutto era messo. Allora Dante penetra con lo sguardo nel secondo dei tre cerchi che abbiamo visto e gli sembra di vedere dipinta del medesimo colore l'umana effigie, cosicché la sua vista è tutta concentrata in essa. Insomma, Cristo è vero Dio, ma è anche vero uomo, e il mistero dell'incarnazione è strettamente congiunto a quello della eternità e della Trinità. Ora, salto questo, anche perché siamo alla fine, alcuni per immaginare questa, per capire che cosa Dante ha in mente quando vede queste cose, alcuni hanno pensato per l'effigie del Cristo dentro il secondo cerchio alla Maiestas Domini, che è un motivo iconografico importante nel Medioevo. Qui vedete quella di Manfredino da Pistoia, come vedete c'è il Cristo attorniato da angeli, c'è l'arcobaleno, c'è il libro, oppure possiamo vedere quest'altra, oratorio di Onorio III, catacombe di San Sebastiano a Roma, qui siamo a 1216-27, quindi quella di prima era del 1290, quindi siamo sicuramente prima di Dante. Vedete la mandorla, vedete la mano, vedete il Cristo, vedete il libro. Oppure questo, famosissima la cattedrale di Chartres, è il timpano. Anche qui vedete il Cristo nella mandorla con il libro. Hanno pensato a questo. Ecco, a mio parere queste raffigurazioni sono sicuramente suggestive, ma la figura di Dante è diversa. Innanzitutto il Cristo, vero Dio e vero uomo, non è iscritto in una mandorla ovale, ma è iscritto in un cerchio. E quindi, secondo me, per cogliere meglio l'immagine, occorre pensare a qualcos'altro. Mi sono chiesto dove poter trovare un cerchio che contenga il corpo di Cristo e dunque la sua effigie. A mio parere qua, nell'ostia. Quindi a mio parere, quando Dante vede quel cerchio, sta pensando a un'ostia. Lo dimostra il Rationale Divinorum Officiorum di Guillaume Durand, che è una diffusissima enciclopedia liturgica, dove c'è scritto che le particole, così come questa è moderna, l'ho presa da internet, però le particole non erano molto diverse da quelle che abbiamo noi, perché proprio al 200 risale la diffusione di stampi in ferro formati da due valve incernierate, collegate da lunghi manici per la presa durante la cottura, e all'interno delle ostie si rappresentavano varie figure: cristogrammi, crocifissione, risurrezione, agnello crocifero, eccetera. E adesso non abbiamo il tempo per leggerlo, ma riassumo, nel Rationale Divinorum Officiorum si parla dell'ostia
di forma tonda, dove erano, vedete, in hoc et in pane, sepe scribitur nome et imago imperatoris nostri. Cioè, erano scritte il nome e l'immagine del nostro imperatore, quindi l'immagine del Cristo. Addirittura in un'altra parte dello stesso manuale liturgico, vedete che si spiega perché l'ostia viene spezzata in tre parti, lo fanno ancora oggi i sacerdoti, no? La parte che si mette nel sangue, quindi che si mette nel calice, significa i vivi. Le altre due sono per il purgatorio e per il paradiso. Questo è sicuramente interessante dal nostro punto di vista. Lì stava citando appunto Guglielmo di Auxerre, che conferma quello che abbiamo detto prima. Quindi, a mio parere, e concludo, quando Dante sta pensando alla ultima rivelazione, pensa col modo più semplice per comunicare ai suoi lettori cristiani com'è Dio, vero Dio e vero uomo. L'ostia è l'immagine più comune e più vera di Cristo, è la nuova casa di Dio sulla terra, diciamo pure del Dio che per amore si è fatto uomo. È il simbolo del suo corpo, quella carne gloriosa e santa che si contempla nell'empireo. Ecco, io credo che per comunicare ai suoi lettori la sua mirabile visione, Dante possa aver cercato quanto di più percepibile e semplice un cristiano potesse capire e apprezzare, cioè il pane eucaristico. E vi ringrazio. Grazie Donato per questa veramente suggestiva relazione in cui hai affrontato argomenti molto discussi nella critica dantesca, ma dando un contributo decisamente nuovo. Fin dalla rosa, l'immagine del rosone, che non mi risulta sia stata connessa alla candida rosa di Dante, è molto convincente anche proprio per la geometria presuppone e che corrisponde alla geometria, a certa geometrizzazione data da Dante al creato. E poi le immagini dei cerchi, e infine questa che dell'immagine di Cristo nella ostia, che come possibile realizzazione dell'immagine finale che congiunge la visione della Trinità con la nostra realtà, cioè questo nostra che mette la chiusura del paradiso in connessione con l'inizio, nel mezzo del cammino di nostra vita, ma anche con proprio questa volontà di legame con la nostra realtà. E anche, e non voglio dimenticare, l'immagine del volume squadernato e del godimento relativo, cioè questa connessione del termine godo con la scrittura. Il nostro prossimo relatore è il professor Massimo Leone. Anche di lui veramente non si può riassumere, tante sono le pubblicazioni in libri, articoli, progetti di ricerca. Molti veramente sono i suoi successi nell'ambito accademico. Stamattina ci parlerà dei volti della santità in Dante. Ringrazio moltissimo la professoressa Jenny Ponzo e le altre organizzatrici e gli altri organizzatori di questo evento, così come di tutti gli altri straordinari eventi e iniziative di questo ciclo, di questa serie. Nel 28° canto dell'Inferno, ai versi 22 e 45, Dante descrive la posizione e la punizione di Maometto e Alì tra i dannati. Considerati come seminatori di scandalo e di scisma, sono condannati a essere perennemente fessi e divisi. Come ha sottolineato in diversi saggi Francesco Gabrieli, uno dei più acclamati orientalisti italiani, questo passo
ha dato adito a interpretazioni discordanti sull'atteggiamento di Dante nei confronti dell'Islam. Secondo Miguel Asín Palacios, il sacerdote cattolico spagnolo e specialista in studi arabi, che in un libro molto discusso suggerì per primo che Dante potesse essere stato influenzato da fonti arabe e islamiche nel comporre la sua commedia, il passo sarebbe in realtà una manifestazione della benevolenza dantesca nei confronti dell'Islam. Infatti, dal fatto che il poeta italiano non colloca Maometto tra gli eresiarchi, bensì tra gli scismatici, Asin Palacios deduce che Dante giudicò il peccato del fondatore dell'Islam come sociale piuttosto che come teologico e religioso. Secondo la maggior parte degli studiosi danteschi, però, a inclusione di Francesco Gabrieli, l'interpretazione di Asin Palacios è debole, come hanno sottolineato Crescini, Zingarelli, Rossi, Fubini, Momigliano e altri. Il brano in questione è uno dei più crudi e violenti dell'intero Inferno. Difficilmente può essere letto come un segno della gentilezza di Dante verso Maometto e l'Islam. Tutti questi studiosi sottolineano che Dante, a raffigurare Maometto e Alì all'Inferno in questa guisa, seguiva per lo più la tradizione medievale che in parte adottò i tipici stereotipi anti-islamici bizantini e in parte creò dei nuovi cliché. Secondo questa tradizione, variamente formulata in diversi testi medievali, Maometto avrebbe dato origine allo scisma islamico, incoraggiato dall'ambizione rancorosa di un alto prelato deluso, disparamente identificato come Sergio, Nicolao, Pelagio, eccetera. In alcune versioni, Maometto stesso viene descritto come tale prelato, addirittura come un cardinale che, deluso per non essere stato eletto papa o per aver voluto esaudire vani e vili desideri, inventò l'Islam. Questa tradizione, che ignora completamente o distorce la realtà storica e teologica della genesi sia dell'Islam sia del suo primo rapporto con il cristianesimo, è stata tramandata con poche variazioni a Dante attraverso enciclopedisti medievali come Pietro il Venerabile, Giacomo di Vitry, Martino di Opava, Vincenzo di Beauvais, lo stesso Jacopo da Varazze, fino a Brunetto Latini. Secondo Gabrieli, la scarsa attenzione che Dante dedica alla figura di Maometto, mentre si sofferma su quella del suo collega scismatico Fra Dolcino, la cui rilevanza storica è incomparabilmente inferiore, sarebbe una prova contundente di quanto l'ipotesi di Asin Palacios sia errata. Dante, come la maggior parte dei suoi contemporanei cristiani, disprezzava Maometto. La Divina Commedia è stata tradotta per la prima volta in arabo tra il 1930 e il 1933 da Abu Rashid, di origine libanese e docente di lingua e cultura italiana in Libano e in Tripolitania. Nella sua prefazione, il traduttore dichiara di essersi astenuto dal tradurre i versi su Maometto. In realtà, nella traduzione del canto 28esimo non vengono omessi i versi, ma lo sono i nomi di Muhammad, Maometto e di Ali. Nel 1938, Amin Abu Shahar, un avvocato, scrisse una nuova traduzione dell'Inferno in arabo, pubblicò una nuova traduzione dell'Inferno in arabo, omettendo l'intero canto 28esimo. La più nota traduzione dell'Inferno di Dante in arabo fino ad oggi è stata completata dal filologo egiziano Hassan Osman negli anni 50. Anch'essa omette i versi del canto 28esimo che riguardano Maometto e Ali. Una traduzione in farsi della Divina Commedia è stata completata più di recente da Farideh Mahdavi Damghani, probabilmente la miglior traduttrice della letteratura italiana nella lingua dell'Iran. Anche questa traduzione omette i versi su Maometto e Ali. Interrogata su questa omissione in occasione della presentazione della sua traduzione a un festival dantesco a Ravenna, in Italia, la traduttrice, residente a Teheran, aveva dichiarato: "La mia mano non si muove per tradurre queste righe, questi versi. La mia fede religiosa di musulmana praticante non mi permette di agire diversamente. Tuttavia, penso che sia meglio avere la Divina Commedia senza quei versi che non averla affatto." Alla domanda se i lettori iraniani fossero a conoscenza dei versi mancanti, la traduttrice iraniana rispose: "Ho dato una lunga spiegazione della mia scelta ai lettori e ho parlato di Dante come del gioiello dei gioielli. Ho cercato di far capire alla gente che, sebbene quelle righe fossero contro le nostre convinzioni religiose e spirituali, il capolavoro meritava comunque di essere letto." Inoltre, ho spiegato che Dante fu influenzato dagli scolastici medievali, che certamente conoscevano poco la religione dell'Islam nel suo insieme. All'epoca, dopo le terribili vicende delle crociate, i cristiani erano indubbiamente poco inclini a dare un giudizio positivo sui musulmani. Fine della citazione. Il pittore italiano Giovanni da Modena, attivo dal 1408 al 1455, dipinse un affresco dell'Inferno dantesco per decorare la Cappella dei Magi nella Cattedrale di San Petronio a Bologna. Nell'interpretazione pittorica del canto 28esimo,
VIII Giovanni da Modena collocò Maometto nella parte superiore dell'immagine all'immediata destra del mostruoso Lucifero. Maometto è rappresentato come un uomo anziano con una lunga barba, nudo e legato, sdraiato su una roccia mentre un demone lo tortura. L'identità di Maometto è riconoscibile anche grazie alla didascalia Macomet, appena sotto la rappresentazione pittorica del suo corpo tormentato. Il 13 novembre 1998 un centinaio di migranti, prevalentemente nordafricani, musulmani e con regolare visto, aiutati dagli esponenti italiani di gruppi di sinistra radicale locale, occuparono la cattedrale di San Petronio a Bologna per protestare contro il loro sgombero improvviso dagli edifici di edilizia popolare che si erano occupati abusivamente. Alle 23 ore di protesta seguirono dichiarazioni contraddittorie dei rappresentanti della Chiesa Cattolica in Italia. Ernesto Vecchi, vescovo ausiliare di Bologna, dichiarò ai media che l'occupazione era stata un gesto di violenza contro il nostro primo tempio urbano. Sono musulmane e mi chiedo cosa sarebbe successo se i cristiani avessero occupato una moschea. Al contrario, Raffaele Nogaro, vescovo di Caserta, ebbe a dichiarare ai media che bisogna saper capire, rendersi conto di cosa significa ritrovarsi in mezzo alla strada, senza tetto, senza sapere dove andare. Pertanto, credo che la prima cosa da fare sia avere comprensione per chi finisce a preoccupare una chiesa. Non credo che se un musulmano occupa una delle nostre chiese perché non ha un posto dove dormire con i suoi familiari, altri possano sentirsi offesi nella propria sensibilità religiosa. Proteste simili si erano verificate per tutta la metà degli anni 90, la più famosa fu probabilmente l'occupazione nel 1996 della chiesa di San Bernardo a Parigi da parte dei cosiddetti Saint-Papier, la quale suscitò ampia risonanza mediatica. Secondo una voce urbana impossibile da verificare, ma il cui significato culturale è indubbio, fu proprio in questo giorno, il 13 novembre 1998, durante l'occupazione della cattedrale di San Petronio, che i migranti musulmani residenti a Bologna videro per la prima volta la raffigurazione di Mahomet Muhammad nell'affresco di Giovanni da Modena. Il 30 giugno 2001 circa 300 musulmani manifestarono davanti alla moschea principale di Bologna chiedendo la rimozione dell'affresco. Rappresentanti dell'Unione Musulmani Italiani, piccolo gruppo islamico italiano, spesso associato a iniziative radicali, dichiararono che l'affresco rappresentava un'offesa gravissima e inaccettabile e di aver scritto lettere al Papa e al Vescovo di Bologna sostenendo che il dipinto era blasfemo e osceno e offendeva i musulmani di tutto il mondo. Le più importanti associazioni islamiche italiane invece condannarono questa iniziativa. Tuttavia, il 23 giugno 2002, funzionari di polizia italiani rivelarono che Hamza il Libico, considerato il principale emissario di Al-Qaeda di Osama Bin Laden in Europa, stava pianificando un attacco terroristico contro la cattedrale di San Petronio e che le indagini della polizia europea e conseguente arresto del terrorista avevano impedito l'attentato. Da quel momento la cattedrale iniziò a essere sotto stretta sorveglianza da parte della polizia italiana. Poliziotti in borghese iniziarono a essere presenti in ogni momento nella cattedrale. Se cito questa serie di episodi oggi non è per invocare o stigmatizzare una presunta cancel culture da esercitare o meno nei confronti dei versi danteschi, ma per esporre invece un'ipotesi rispetto al ruolo del volto nella commedia e allo straordinario itinerario spirituale che essa mette in versi. Le terzine che tanto incollerirono e incolleriscono i lettori musulmani di Dante e ancor più gli spettatori dell'iconografia che le traducono in immagini, devono molta della loro oltraggiosa violenza al modo in cui trattano il corpo di Maometto e Ali e in particolare il loro volto. Per contrappasso, il viso di questi presunti scismatici è perennemente sfigurato, letteralmente tagliato longitudinalmente dal mento al ciuffetto. In questa scomposizione del volto, come in quella di tanti altri dannati dell'inferno, che si compie sia visivamente che spiritualmente la loro dannazione ultima, proprio per la centralità che invece il volto riveste non solo nel garantire la dignità della persona umana, ma anche e soprattutto il decoro spirituale nell'architettura del poema dantesco. Tutta la commedia, infatti, potrebbe essere letta anche come un itinerario per volti, come una prosopopea in cui si passa dai volti dimidiati dell'altro fondo dell'inferno al volto sublime dell'imago al cerchio, del volto cristico che incarna la divinità. Cimentarsi col tema dei volti dei santi e delle sante in Dante è arduo, giacché il viator incontra beati, beate, santi e sante in buona parte del paradiso e spesso ne vede e descrive il volto. L'argomento è particolarmente denso soprattutto perché il volto, nelle sue declinazioni salienti di viso, faccia, sembiante e appunto volto,
è un coagulo semiotico della commedia, vi si addensano diverse necessità, quella poetica di conferire un'icasticità alla visione del destino ultraterreno dell'umanità, concentrandola proprio nel modo in cui la parola evoca le singolarità delle fattezze, le loro espressioni, e soprattutto il modo in cui le une e le altre si trasformano nell'aldilà. Quella teologica, collegata alla prima, di fornire un corrispettivo verbale alle ipotesi filosofiche su questa trasformazione, incrociando così la questione intricata del destino dei corpi, dei volti e dei loro segni dopo la morte. Il soggetto è dunque eminentemente semiotico, perché si tratta di cogliere, nel modo in cui Dante rappresenta i volti santi nella commedia, un sistema di segni peculiare, quello che traduce in immagini verbali la teologia cristiana del volto ultraterreno. La tematica è essa stessa articolata in più sfaccettature, in quanto investe il problema del volto dei santi e delle sante, dei beati e delle beate, ma anche il mistero ancora più insondabile del volto della santità, a inclusione di quello della Vergine in relazione al volto di Cristo e quindi al volto divino. Mettendo in versi il volto della santità, dunque Dante implicitamente affronta il dogma dell'incarnazione come centrale sia nella teologia cristiana che nell'azione poetica, delineando i limiti dell'ineffabilità e contemporaneamente sondandoli, sfidandoli. Questi primi due temi, poi, il volto dei santi e il volto della santità, si abbina a quello meno teologico e più spirituale della santità del volto, ovvero sia non di come appaia il volto luminoso dei personaggi santi che Dante evoca nella commedia, ma di come il proprio stesso volto si trasformi al loro cospetto in una dialettica fra viso e viso di cui il poeta coglie perfettamente la complessità. Data l'importanza dell'incrocio tematico fra volto e santità, la letteratura sull'argomento è, come sempre, a proposito di Dante, molto estesa. La voce viso dell'Enciclopedia Dantesca, pubblicata da Domenico Consoli, con autore Domenico Consoli, si sofferma sulla duplicità semantica del termine, che in tutte le opere dantesche, specialmente nella commedia, si riferisce principalmente al senso della vista e soprattutto alla facoltà del vedere e ai suoi correlati spirituali, e in seconda battuta anche al volto. Questa duplicità è del resto propria del campo semantico del viso in molta parte della cultura indoeuropea, le cui lingue e culture designano nel viso la parte del corpo che si offre alla vista altrui, delineando anche nello stesso Dante lo sguardo come figura con volto e vista, con una sua concrezione anatomica e fisionomica negli occhi. In effetti, nel prediligere anche statisticamente il termine viso alle alternative volto e faccia nelle proprie opere, Dante enuncia una propensione a legare l'evocazione del volto a quella della vista, dello sguardo, degli occhi. Insomma, per Dante il volto è soprattutto il luogo corporeo e spirituale dal quale si vede e si è visti e guardati. Questa predilezione ha radici filosofiche aristoteliche, come sottolinea il passo del Convivio 3.7.7.8.7, in cui Dante cita Aristotele affermando che onde vedemo che nella faccia dell'uomo, là dove l'anima fa più del suo ufficio che in alcuna parte di fuori, tanto sottilmente intende che per sottigliarsi quivi tanto quanto nella sua materia puote, nullo viso ad altro viso è simile. Quanto al termine volto, cui dedica una voce della stessa Enciclopedia Dantesca Andrea Battistini, Dante sembra prediligerlo come corrispettivo più fisico e concreto di viso, e utilizzarlo in particolar modo nell'inferno. Pare delinearsi una sorta di sistema simbolico in cui al volto scomposto delle anime dannate si contrapponga nel paradiso il viso composto della beatitudine e della santità. Il volto dei dannati è sostanzialmente un viso che non si può più guardare, che non può più guardare, no? Esempio perfetto di come la dannazione dell'anima si rifletta nella scomposizione del viso in quanto volto fisico è proprio nella descrizione già citata di Alì all'inferno, molto problematica, come si diceva, per la ricezione della commedia nelle culture e nelle lingue di influenza islamica. Dinanzi a me se ne va piangendo Alì, fesso nel volto dal mento al ciuffetto. Considerato e castigato da Dante come scismatico, Alì reca nella pena inflitta al proprio volto il contrappasso della sua malvagità, avendo propagato lo scisma religioso in mezzo agli uomini, egli stesso scisso nel volto. D'altronde, la locuzione santo volto appare nella commedia, ma nell'inferno, e probabilmente con intento sarcastico. Quel s'attuffò e tornò su con volto, ma i demon che del ponte avean coperchio gridar qui non ha loco il santo volto, qui si nuota altrimenti che nel cerchio. Però se tu non vuoi i nostri graffi non far sopra la pegola soverchio. Il riferimento, come spiega
Adolfo Cecilia in un'apposita voce dell'Enciclopedia Dantesca e al crocifisso in legno dell'Alto Medioevo che la leggenda attribuisce a Nicodemo e vuole portato su un battello senza rematori da un porto della Terra Santa a quello di Luni. Si trova nella navatella sinistra del Duomo di Lucca e veniva spesso invocato dagli abitanti della città al momento del bisogno. Nelle terzine dantesche invece i diavoli intimano al barattiere lucchese Bonturo Dati di non mettere la testa fuori dalla pece bollente perché a nulla gli servirà l'invocazione del volto santo tipica dei suoi concittadini. Quanto a faccia, di cui tratta Bernardo Salzano pure nell'Enciclopedia Dantesca, assorbe la molteplicità semantica del latino faces da cui deriva e in Dante viene spesso usato per alludere alla concretezza del volto, ma con specifico rimando alla singolarità delle fattezze, spiegata nel passo già citato del Convivio in relazione alla metafisica aristotelica. Appare sublimemente paradossale dunque l'uso che del termine fa Dante nella celebre terzina di Paradiso 32, 85, 87, in cui Bernardo esorta il viator a guardare la faccia della Vergine Maria. Riguarda omai nella faccia che a Cristo più si somiglia, che la sua chiarezza sola ti può disporre a vedere Cristo. Come è noto, la parola Cristo rima con se stessa alla fine dei versi 83, 85, 87, unico caso nella commedia, evocando al contempo la rima visiva fra il volto terreno di Maria, la faccia di Maria, e la faces di Maria è quello incarnato di Cristo. Infine, ricorre in tutte le opere di Dante, dunque anche nella commedia, il termine sembiante, che accentua maggiormente la dimensione fenomenologica del volto, ovvero sia l'aspetto del suo apparire al cospetto altrui. Se ne occupa Alessandro Nicoli, sempre nell'Enciclopedia Dantesca, ove sottolinea come il vocabolo sia usato da Dante per designare le trasformazioni del volto di Beatrice durante l'ascensione paradisiaca, così come in Paradiso 33, 109, 114, ove Dante spiega che il sembiante di Dio gli appaia cangiante non perché lo sia in sé, ma perché il suo sembiante, ovvero l'aspetto secondo cui si mostra, muta con l'accrescersi delle facoltà della vista spirituale del viator, non perché più che un semplice sembiante fosse nel vivo lume che io mirava, che tale sempre qual sera davante, ma per la vista che s'avvalorava in me guardando, una sola parvenza, mutando mio, a me si travagliava. Con la stessa accezione si ritrova poi sembiante anche nelle terzine di Paradiso 32, 88, 93, ove si ritorna sul tema della somiglianza somma tra il volto di Maria e quello divino. Nessuno mai, credo, si interroga troppo sulla somiglianza tra Gesù e Giuseppe, specie in merito all'apparire dell'allegrezza spirituale, perché ovviamente non è data. Io vidi sopra lei tanta allegrezza piover portata nelle menti sante, create a trasvolar per quell'altezza, che quantunque io avea visto davante, di tanta ammirazione non mi sospese, né mi mostrò di Dio tanto sembiante. Si ricorderà poi che nella personificazione del fiore, fal sembiante traduce il false semblance del Roman della Rosa, ovvero l'atteggiamento di sagace simulazione che dopo l'amante assumere per addivenire al possesso amoroso. Anche il tema della santità in Dante è molto vasto, quando incrocia quello del volto, dà luogo a una serie di direttrici tematiche, molte delle quali centrali nell'universo dantesco. Innanzitutto la questione di evocare attraverso il linguaggio verbale, il mezzo poetico, la faccia, il volto, il viso e il sembiante dei santi. Vi è poi la necessità di attribuire a questi volti un'espressione, una gestualità, un cipiglio e di tradurli in versi. E vi è poi soprattutto l'esigenza di commisurare sia il significante che il significato del volto, sia la faccia che il suo contenuto emotivo, armonizzando ambedue all'architettura teologica della commedia. In una riflessione di Carlo Maria Martini, pubblicata da Repubblica il 9 settembre del 2012, intitolata In viaggio verso Dio, il cardinale scrive che la sua esistenza di Dante, come il viaggio raccontato nel poema sacro, è interamente sostenuto da questo desiderio di essere con Cristo, di poter contemplare la sua gloria, il suo volto, senza mediazioni, faccia a faccia, in quella visione comunione in cui si placherà l'ansia di ogni umana ricerca. Fine della citazione. In effetti, l'intera commedia potrebbe essere letta come una prosopopea, nel senso però di un'epica del volto, in cui a quelli terribilmente sfigurati dell'inferno seguono quelli rassegnati del purgatorio fino a una progressione paradisiaca in cui il viator si imbatte in volti, rimira facce, si rispecchia in visi e studia sembianti, i quali sono progressivamente sempre più somiglianti a quello di Cristo, fino alla somiglianza ultima che si esprime nel volto di Maria. Come sottolinea lo stesso Martini,
L'intero itinerario paradisiaco è centrato sul desiderio di vedere il volto di Dio, secondo un'invocazione contenuta in Salmi 26,9 e poi ampiamente ripresa da tutta la tradizione cristiana: non nascondermi il tuo volto. Eppure l'apice di questa progressione si raggiunge proprio nella contemplazione e nella sublime vocazione poetica del dogma dell'incarnazione, ovvero di come, sottolinea ancora Martini, come si convenne l'imago al cerchio, come nell'eterno giro stia l'immagine di un volto umano, come abbia potuto accadere che il verbo di Dio si sia fatto uomo. No, qui riprendo la pregevolissima interpretazione di Donato. La rappresentazione dei volti di beati, beate, santi e sante nel paradiso costituisce allora il gradiente visivo di questa progressione, con la difficoltà poetica e spirituale insieme di tradurre in versi una santità crescente dei volti e dei sembianti, come pure dell'effetto che lo stare al loro cospetto induce nel viso del viato. Questo rispecchiamento, infatti, è uno dei cardini della poetica dantesca del volto della santità, come scrive Paolo Fedrigotti in un articolo del 2009 intitolato Esprimere l'inesprimibile, la concezione dantesca della beatitudine. Il vedere, cito, diventa nel paradiso fondamento della reciprocità fra l'anima e il divino, una reciprocità condizionata dalla volontà di manifestarsi da parte di Dio. La dimensione specificatamente dantesca del trasumanare, dell'indiarsi, costituisce l'essenza di tutto il Santo Regno. Fine della citazione. Fedrigotti riprende e sviluppa una linea saliente dell'interpretazione dantesca, che è quella che della commedia studia la dimensione corporea, in particolare il viso come plesso di volto e vista. Già Ernesto Travi, in un saggio del 1980 intitolato Il tema del corpo nella Divina Commedia, sottolineava come, cito, il vedere per Dante è gerarchicamente il momento culminante della vita corporale nella sua realtà di carne ed anima, in quanto è il verbo che a un tempo richiama la pienezza delle facoltà sensorie, ma anche la partecipazione dei sensi alla dimensione del divino, momento cruciale dell'incontro tra le disponibilità della carne e le facoltà immesse direttamente da Dio nell'uomo. Fine della citazione. Altri interpreti hanno successivamente sfumato questa posizione, suggerendo come non solo il viso, ma anche altre parti del corpo siano importanti nel lessico poetico dantesco. Eppure non si può notare che nel paradiso, ovvero la cantica della santità, sia essenzialmente una cantica di volti e sui volti ad aver luogo, fino al termine ultimo della contemplazione del volto di Cristo come incarnazione del lume divino. Come lo indica puntualmente Maurizio Malaguti nel saggio del 1998 La metafisica del volto nel paradiso di Dante, cito, la metafisica del volto è una metafisica essenzialmente qualitativa. Nel paradiso Dante incontra volti luminosi che hanno raggiunto il compimento della loro vocazione. Nel loro vario congregarsi essi disegnano quei cori, quelle costellazioni che quali armonie di voci diverse ripropongono nella dimensione creata l'unità originaria dell'unica luce divina. Fine della citazione. Occorre poi rilevare, da una prospettiva semiotica, questa direttrice poetica principale, e quella della progressione visiva e spirituale verso il volto di Cristo, si intreccia con altre configurazioni, le quali mostrano del volto altri aspetti, tutti centrali nel sistema a un tempo concettuale e spirituale di Dante. In questa sede non se ne possono che elencare alcuni, senza la pretesa di approfondirli in maniera esaustiva. Si pone innanzitutto evidente la questione del genere dei volti incontrati da Dante. Come bene lo indica Roberto Mercuri nell'articolo Figure femminili bibliche nella commedia di Dante, i volti di personaggi femminili biblici che il viato rincontra, ammira, sono particolarmente centrali, non solo perché se ne evince un significativo squilibrio, cioè il fatto che nell'inferno vi sia un solo volto femminile biblico, quello della moglie di Putifarre, ma anche perché nelle due cantiche successive i sembianti muliebri funzionano sistematicamente come occasioni per far procedere l'itinerario oltre. Nel purgatorio, attraverso il faccia a faccia con le donne delle scritture, ma soprattutto nel paradiso, ove la centralità assoluta della Vergine Maria è progressivamente avvicinata attraverso il viso delle 10 donne da rosa, e in particolare tra queste Rachele e le 3 donne benedette, Maria, Lucia, Beatrice, tutte essenziali in quanto motrici del viaggio di Dante. Come è stato opportunamente sottolineato, per esempio, da Cassel nell'articolo del 1990, Santa Lucia as patroness of sight, hagiography, iconography and Dante, il tema della progressione spirituale della vista verso la visione ultima dell'incarnazione e quello della santità femminile sono in effetti intrecciate non solo nel ruolo scopico di Beatrice e in quello dell'intercessione ultima di Maria, ma anche nella figura della santa della vista e del visus per eccellenza, ovvero Santa Lucia, cui Dante attribuisce un ruolo strutturale essenziale nel Purgatorio, Purgatorio 9, che fa rima con quello già assegnato all'inizio del poema, Inferno 2, e che sarà poi ripreso nel penultimo canto, Paradiso 32.
fondamentale è poi quello dell'atteggiamento che Dante dipinge in versi sui volti dei suoi personaggi. Anche rispetto a questo si compie una progressione dalla scompostezza estrema dei volti geniati di Maometto e lì all'inferno, ai volti serafici ben interpretati da Edoardo Sanguinetti nell'articolo del 1990, I mille volti degli angeli danteschi. La compostezza crescente dei volti santi si traduce sostanzialmente nella quantità di luce divina che si assorbono e riflettono insieme, esprimendolo in un sorriso anch'esso composto. Giulia Gaimari tratta esaustivamente del tema nel bel saggio del 2014, Il sorriso dei beati nella commedia, un'interpretazione letterale, partendo dalla celebre definizione che del sorriso dà lo stesso Dante nel Convivio. Cito, una corruscazione della dilettazione dell'anima, cioè uno lume apparente di fuori secondo sta dentro, improntato a una allegrezza moderata. Come ricostruisce opportunamente Carla Casagrande nel saggio Ridere in Paradiso, Gaudio, Giubilo e Riso tra angeli e beati, questa progressione di sorrisi luminosi e composti traduce in versi le sottili e complesse dissertazioni filosofiche medievali sulla risibilitas, di cui si trova poi traccia, diciamo, romanzesca nel Nome della Rosa, intesa insieme proprio dell'umano e come potenzialità da non esprimere nel riso smodato del corpo, ma giusto appunto in quella predisposizione luminosa e composta al sorriso che anche in Dante, superati i visi dilaniati dell'inferno e quelli spenti del purgatorio, meglio di ogni altra figura, esprime la gloria dello stare al cospetto del creatore. E con questo sorriso moderato io vi saluto in conclusione della mia presentazione. Non che sia un santo, ma insomma aspiro alla santità. Grazie. Grazie per questa veramente ricchissima relazione, perché partendo da quello che ritengo un grosso problema che denuncia come la censura molto spesso eviti uno sguardo più profondo delle cose e passa ad argomenti determinanti, fondamentali per la rappresentazione in tutto il poema, dall'inferno al purgatorio, al paradiso, che mi sembra hai molto ben qualificato supportandolo da una ottima bibliografia. Basta pensare l'importanza del tuo lavoro, diciamo, dimostrata anche dall'importanza che viene dato, per esempio, ai mutamenti del volto di Beatrice. Cioè, il volto di Beatrice continua a cambiare e da questi cambiamenti deriva tutto l'ascensione di Dante. Grazie davvero. Darei la parola all'ultima relatrice, la professoressa Jenny Ponzo, che ci parlerà degli approcci semiotici alla commedia. Mi permetto di segnalare che ha pubblicato il suo primo libro è sulle lingue angeliche, i discorsi fondamentalisti alla ricerca di uno stile interpretativo, poi ha pubblicato sulla narrativa di argomento risorgimentale, infine di recentissimo un Religious Narratives in Italian Literature After the Second Vatican Council, e dirige questo progetto. Grazie Erminia, provo a condividere con voi il mio schermo, spero che vediate. Sì, si vede molto. Ottimo. Grazie, io farò soltanto alcune considerazioni rapide e a carattere molto generale, prendetela come una specie di introduzione, di preambolo, ecco. Dunque, come è già stato ricordato, l'idea di questo simposio è nata nella scia delle iniziative di Ateneo per l'anniversario dantesco, promosse e coordinate da Donato, e l'idea specifica è nata in seno al progetto Nemo Sancti, New Models of Sanctity in Italy, A Semiotic Analysis of Norms, Causes of Saints, Agiography and Narratives, finanziato dallo European Research Council, che dirigo e a cui partecipano in qualità di ricercatori e ricercatrici vari dei relatori e delle relatrici di oggi, ossia Eleonora Chiais, Francesco Galloffaro, Marco Papasidero e Magdalena Cubas, che ringrazio insomma per il suo impegno nell'organizzazione di questo simposio. Come recita il suo titolo, questo progetto si avvale di un metodo semiotico per l'analisi della santità in vari tipi di testo, tra cui testi a carattere letterario.
Quindi un primo motivo che ci ha spinti a una riflessione su Dante è un interesse tematico, sia in generale per il fatto che la Divina Commedia rappresenta uno dei maggiori capolavori della letteratura di argomento religioso, sia più in particolare per il suo modo di affrontare il tema della santità e delle figure dei santi. Un secondo motivo alla base della progettazione di questo seminario risiede in un interesse metodologico e disciplinare. Infatti, la semiotica italiana e internazionale, a partire almeno dagli anni 60, si è più volte dedicata a Dante e alla Divina Commedia. Vi riporto qui una bibliografia parziale, per la costruzione della quale desidero ringraziare tutto il team Nemosanti e in particolare Francesco Galofro. Come vedete, ci sono titoli di grandi autori internazionali come Jurij Lotman, Todorov, François Rastier, ma anche nazionali come Darko Silvia Valle, Maria Corti, Cesare Segre, Umberto Eco. Ci sono numerosi articoli, ma anche vari libri, come ad esempio il libro curato da Maria Pia Pozzato, L'idea deforme, interpretazioni esoteriche di Dante dell'89. E Raffaele De Benedictis, Worldly Wise, The Semiotics of Discourse in Dante's Commedia, uscito per Peter Lang nel 2012. Ricordo anche un libro recentissimo, uscito veramente da poco nel 2021, un libro di Thomas Klinkert, professore di letterature romanze a Mannheim, Friburgo e Zurigo, che si intitola La modernità di Dante, prospettive semiotiche sulla commedia, uscito per l'editore Longo. Questo simposio intende rilanciare un po' il discorso semiotico su Dante anche alla luce degli sviluppi della disciplina, e specie dopo la grande stagione della scuola di Pavia e della semiotica strutturalista degli anni 70 e 80. Proprio per guardare avanti, tenendo a mente quello che ci ha preceduto, lo scopo di questo mio brevissimo intervento è quello di illustrare, seppur solo parzialmente e in modo rapido, alcune direttive della ricerca semiotica su Dante e più specificamente sulla Divina, Commedia, che si è sviluppata appunto nei decenni scorsi. Ora, nel 1975 Darko Silvia Valle pubblica il volume Modelli semiologici nella Commedia di Dante, che raccoglie una serie di saggi già pubblicati in precedenza. Darko Silvia Valle prende spunto dalla narratologia. Mi scusa, vediamo un po' la prima slide. Ah, aspetta, cerco di capire come mai. Perfetto, adesso va bene. Riprovo a mettere la modalità presentazione, Forse conviene magari. anche metterlo in modalità di presentazione, perché così vediamo sopra tutto e forse. Allora, vedete la seconda? Stiamo vedendo, credo, la terza o quarta Vediamo slide. la quarta, Jenny. Vedete l'apertina del libro di Valle? L'indice, no, di Lotman però. Lotman, a Valle, Lotman Segre. Ok, non so come mai non è coordinato rispetto a quello che vedo io. Vabbè. Spero che adesso funzioni, ma mi direte se continuano Adesso ad abbiamo i esserci problemi. riferimenti bibliografici. Ritardo rispetto alle azioni che faccio io. Al limite, abbiate pazienza, tolgo la modalità di presentazione perché forse è troppo pesante e ci sono dei problemi di connessione. Allora, vi dicevo che il libro di Darko Silvia Valle prende spunto dalla narratologia e dalla semiotica della cultura della scuola di Tartu per studiare nella commedia i motivi ricorrenti, come lui stesso spiega nella premessa. Vi cito il passaggio che spero vediate anche nella slide, che recita: I saggi che seguono vanno intesi come un contributo alla fondazione di una tipologia dei segni culturali di applicazione letteraria, quelli che Dolezel chiama con il nome di fabula system. Mentre però per Dolezel tale tipologia dovrebbe servire a vedere più chiaro nell'universo delle unità minimali, i moti femes, noi invece puntiamo decisamente su un approccio di tipo transfrastico a livello delle grandi unità narrativi.
narrative, nel nostro caso i motivi. In altre parole, i modelli qui proposti implicano l'esistenza di grammatiche particolari assimilabili, sia pure su un piano di meno astratta generalizzazione, ai sistemi secondari di modellizzazione prodotti dalla scuola di Tartu. Come potete vedere, spero, dall'indice, tra i motivi studiati da Marco Silvia Valle compare il viaggio di Ulisse. Ebbene, lo stesso motivo è ripreso pochi anni dopo da Yuri Lotman nel saggio Il viaggio di Ulisse nella Divina Commedia di Dante, che si trova nel volume Testo e Contesto del 1980. Lotman è a conoscenza, ovviamente, dello studio di Valle, di cui apprezza il rigore, ma anche ne critica l'idea soggiacente, per cui sostanzialmente l'essenza del testo artistico coinciderebbe con il suo funzionamento. Scrive infatti Lotman, e cito: in una prospettiva di ricerca dichiaratamente semiotica, si può partire dal 1966 d'Arco Silvia Valle, con l'articolo L'ultimo viaggio di Ulisse, appunto poi raccolto in questo volume. L'interesse di Valle è volto alla costruzione, attraverso l'analisi di un certo numero di episodi della commedia in rapporto ad altri racconti appartenenti alla stessa classe, del pattern narrativo che ne sta alla base, in una ricerca non più di fonti ma di sistemi. Il suo intento è quello di calcolare il tipo di lingua a cui fanno capo queste particolarissime esperienze, nella convinzione che il campo di interesse della semiologia è la langue. Basato su una ricerca di grande scrupolo e rigore su testi medievali della tarda latinità, il lavoro di Valle fornisce materiali preziosi per lo studio della commedia, ma per il modo stesso in cui è impostato il problema dell'esame semiotico di un testo letterario, non raccoglie i frutti dei quali l'ampia e paziente ricerca compiuta avrebbe potuto essere la base. Dedicandogli poche righe al termine di ogni saggio, a Valle trascura infatti quasi completamente il problema del significato dell'opera e della sua portata di conoscenza, che è poi lo scopo stesso dello studio di qualunque sistema di segni. E quindi, dal canto suo, Lotman si concentra proprio sulla costruzione del significato dell'opera dantesca, specialmente in relazione alla sua organizzazione spaziale, ma anche un'idea più vasta sul senso dell'universo, come si legge all'inizio del suo saggio. Cito nuovamente da Lotman: tutta la Divina Commedia è infatti un'enorme costruzione architettonica, la costruzione di un universo. Questo comporta l'estensione dell'universo cosmico, della psicologia, della creazione individuale. Il mondo come prodotto della creazione deve avere uno scopo e un significato. Di fronte ad ogni suo dettaglio è legittimo chiedersi cosa significa? Questa domanda, naturale per chi osserva la costruzione architettonica trasferita alla natura e all'universo, li trasforma in testi semiotici, il cui senso deve essere decifrato. Come nell'architettura, anche in questo caso è in primo piano la semiotica dello spazio. Il mondo appare come un enorme messaggio del suo creatore, codificato nella lingua della struttura spaziale. Dante decifra il messaggio e nello stesso tempo costruisce nel suo testo questo mondo una seconda volta, venendo così ad assumere non la posizione di chi riceve un messaggio, ma quella di chi lo trasmette. Quindi, partendo da queste premesse, Lotman più uno studio sull'organizzazione spaziale dell'universo della commedia, concentrandosi ad esempio su quello che, con un po' di libertà, possiamo chiamare il sistema semisimbolico dell'opposizione alto-basso. Ancora sul motivo del viaggio, riflette Cesare Secre nel suo saggio Il viaggio allegorico didattico, un mondo modello, che si trova nel libro Fuori del mondo, i modelli della follia, i modelli nella follia e nelle immagini dell'aldilà, uscito nel 1990. Questo saggio di Segre si apre così, cito: il viaggio come presa di conoscenza del mondo è tema caro alla letteratura di tutti i tempi. Nel mondo classico funse da modello l'Odissea, il suo più nobile derivato. Il viaggio non è mai a quei tempi fine a se stesso, la sua natura di esperienza cognitiva è subordinata, almeno come programma, alla finalità domestica e dinastica del ritorno in patria, Ulisse, o della ricerca di una terra promessa, Enea. Sarà Dante ad attribuire a Ulisse un viaggio sino ai limiti della conoscenza. Quindi qui si tratta ancora una volta dello studio di un motivo ricorrente in una serie di testi letterari. Ora, se i saggi che ho menzionato finora si concentrano sulla dimensione spaziale, il libro di Maurizio Palma di Cesnola, intitolato Semiotica dantesca, profetismo e diacronia,
del 95, si concentra invece su problemi legati al tempo. In particolare, Palma di Cesnola studia le profezie nella commedia mettendole in relazione con lo sviluppo diacronico della stesura della commedia stessa, in un approccio che ricorda, almeno sotto certi aspetti, la prospettiva ecchiana e la teoria della costruzione dell'autore e del lettore modello attraverso una serie di strategie testuali. Un altro filone di studi, che presenta molti punti di contatto comunque con quelli che abbiamo visto finora, riguarda la ricerca sull'intertestualità in Dante. Su questo aspetto si sono concentrati ad esempio Maria Corti e Alessandro Raffi, ma anche molto più recentemente Thomas Klinkert, che intitola il primo del capitolo del suo libro del 2021, che vi citavo prima, ecco, intitola un capitolo proprio La funzione dell'intertestualità nel Medioevo, Tristano Lancillotto e Francesca da Rimini. E il libro di Maria Corti, Dante a un nuovo crocevia, del 1981, si apre così. Cito, qualcuno ricorderà la sottile battuta di Carlo Dionisotti, secondo cui una delle indiscutibili differenze tra la biblioteca del Petrarca e quella di Dante sta nel fatto che la prima la conosciamo e in parte la possediamo, la seconda ci è sconosciuta. Si vorrebbe contribuire con questa ricerca a situare qualche volume in più nella seconda, la dantesca, e magari al posto del troppo spesso citato San Tommaso e delle altrettanto spesso citate Summe, il che ci pare assai proficuo se è vero quanto dichiarò il poeta e critico russo Osip Mandelstam nel discorso su Dante, e cioè che gli scritti danteschi, poetici e prosastici che siano, ci forniscono una serie di bollettini della zona delle operazioni bellico-culturali del suo tempo. A sua volta, Alessandro Raffi, nel suo libro La gloria del volgare, ontologia e semiotica in Dante, uscito nel 2004, affronta ad esempio l'influenza della scolastica e della cultura araba su Dante, temi questi comunque cari anche a Maria Corti. La seconda parte del libro di Alessandro Raffi, di cui qui vedete l'indice, rientra in un ultimo filone di studi su cui vorrei portare la vostra attenzione, vale a dire il filone che si occupa delle teorie del segno e della lingua in Dante. Usando un concetto elaborato piuttosto recentemente in ambito semiotico e antropologico tra Europa e Stati Uniti, possiamo dire che questi studi si occupano della ideologia semiotica in Dante, dove per ideologia semiotica si intende il complesso di idee sui segni, sul linguaggio e sul suo funzionamento e sulle questioni di agentività ad esso connesse. Fa parte di questo filone di studi anche non solo appunto questa parte del libro di Raffi, ma anche il saggio dedicato da Umberto Eco alla lingua perfetta di Dante, che si trova nel libro La ricerca della lingua perfetta, uscito nel 93. Bene, io mi fermo qui, scusandomi per la sommarietà, insomma, di questa carrellata, la quale però mi permette di concludere che la riflessione semiotica su Dante ha, da una parte, aperto nuovi scenari allo studio della commedia e delle altre opere dantesche, e dall'altra è stato terreno di confronto a livello internazionale tra i semiotici e quindi anche terreno di sperimentazione, di confronto e di avanzamento metodologico. Avanzamento cui siamo certi che insomma le ricerche presentate in questo simposio contribuiscono. Grazie quindi per la vostra attenzione e la vostra partecipazione.